Ciao a tutti ragazzi, sono Giacomo Cestari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parliamo della diagonale del parallelepipedo, dello subinteresse all'argomento, restate con me ancora qualche istante. Recupero digitale, il canale dove potete trovare più di 300 video lezioni per gli alunni della scuola media. E iscrivetevi se non l'avete già fatto con la campanella, così sarete avvisati di ogni video che viene pubblicato, e condivideteli con i vostri amici se li ritenete utili, insomma, che vi hanno aiutato a risolvere i dubbi, così vi aiutate a far crescere il canale. Cominciamo subito con la lezione di oggi. Eccoci qua, allora oggi si parla della diagonale del parallelepipedo, ossia parliamo di questa cosa qua. Allora, abbiamo un parallelepipedo, dobbiamo trovare la sua diagonale, dobbiamo capire quali sono le formule per arrivare a calcolare la diagonale. Come si fa? Cerchiamo un po' di vedere la diagonale, che cos'è? È il lato di un triangolo particolare. Il triangolo in questione a cui mi riferisco è questo. Noi abbiamo questo triangolo rosso e abbiamo la diagonale che è l'ipotenusa di questo triangolo. E questo triangolo è un triangolo rettangolo, perché questo angolo qui è un angolo retto. E triangolo rettangolo, ipotenusa, cosa vi viene in mente? Pitagora. Quindi in realtà questa diagonale con Pitagora, se ho questo lato e ho questo lato, i due cateti, il cateto alla seconda e più cateto alla seconda, sotto radice e trovo la diagonale. Questo cateto non è altro che l'altezza del parallelepipedo, e il problema è che questo cateto, che cos'è? È la diagonale della faccia che sta per diciamo, la base del parallelepipedo. E quindi entra in gioco un altro teorema di Pitagora, cioè lo stesso teorema, o meglio, su un altro triangolo, che è il triangolo che sta qui. E se io lo evidenzio così, ho questo qui che è l'angolo retto e sempre questa è l'ipotenusa. Quindi cerchiamo di capire questa ipotenusa qua di questo disegno qua. Allora, ci concentriamo solo su questo e lo ritroviamo a step, lo calcoliamo a step. Allora, questa qua che è l'ipotenusa, d'accordo? Se questo è A e questo è B, l'ipotenusa che cos'è? È A alla seconda più B alla seconda sotto radice, d'accordo? I alla seconda è A alla seconda più B alla seconda, e questo sempre per Pitagora, d'accordo? Cioè il quadrato costruito sull'ipotenusa, quindi su questo lato qua, è pari alla somma delle aree costruite sugli altri due cateti, su A e su B. Questo è un po'... Allora, perché è importante questo? Perché questo quadrato è importante segnarlo? Perché ci servirà adesso, quando cercheremo di capire come fare questo. Nel senso, questo è A, questo è B, questo è la nostra I verde, e sappiamo che questo è, cioè la I verde, alla seconda, è alla seconda più B alla seconda, d'accordo? Quindi questo cateto, possiamo dire, è la I verde, lo mettiamo col I verde. Quando dovremo farlo la seconda, utilizzeremo questa robina qua. E poi questo è C. E questo è D. Allora, D, che cos'è? È C alla seconda più I verde alla seconda. C alla seconda più I verde alla seconda sotto radice. I verde alla seconda è alla seconda più B alla seconda, quindi posso riscrivere questa formula come il nostro I verde alla seconda è questo, alla seconda come radice di C alla seconda più, e al posto di questo ci metto A e B alla seconda, A alla seconda più B alla seconda. E questa è la formula che trovate sui libri di testo. Ossia, per trovare la diagonale, avendo le tre misure A, B, C, quindi larghezza, profondità, altezza del parallelepipedo,
e elevo al quadrato tutti questi, li sommo insieme, faccio la radice e trovo la diagonale del parallelepipedo. Come faccio a trovare le formule inverse? Le formule inverse, che cos'è? È sempre questo Pitagora, dove magari ho la diagonale e ho due di queste misure, devo trovare il terzo lato. Da qui posso decomporre, diciamo, Pitagora ai tre elementi per trovare il quarto. Ok? Allora, vediamo come fare. Ho D, ho C e ho B. Come faccio? Devo capire come trovare A. D, che cos'è? È la mia ipotenusa. Allora, se io voglio trovare A, parto sempre dall'ipotenusa, che è quello più il lato più lungo, quindi D alla seconda, e tolgo tutti gli altri. Tolgo B alla seconda, tolgo C alla seconda e ho trovato una formula inversa. Se voglio B o se voglio C, il calcolo è sempre uguale, cioè il lato più lungo è D e quindi faccio sempre D alla seconda in un caso e anche nell'altro, e parto sempre da qui, e poi da qui tolgo gli altri due. Meno, per trovare B mi serve togliere A e mi serve togliere C, sempre alla seconda. E per trovare C devo togliere A, devo togliere B, sempre alla seconda. Magari sui libri avrete prima A, poi B, poi C, è lo stesso qua, con la proprietà commutativa dell'addizione, ovviamente si possono cambiare, d'accordo? Però come prima lettera sulle vostre formule avete che qui c'è sempre la diagonale alla seconda, alla quale si tolgono gli altri cateti, d'accordo? Questo è un po' il quanto. Che succede nel caso del cubo? Vediamo anche il caso del cubo. Cominciamo con questa immagine. Allora, tolgo questo, metto questo. Qui è interessante perché ogni lato è uguale a se stesso, cioè nel senso non ho A, B, C, ho L e questo è L, e quindi questa è la diagonale del quadrato. Questa ipotenusa qui di questo triangolo l'abbiamo già vista, è la radice di L alla seconda più L alla seconda, ossia è la radice di due volte L alla seconda, ossia per trovare I è radice di 2 per L, e perché porto L fuori dalla radice, d'accordo? Adesso, se voglio fare un Pitagora con questo, qui ho di nuovo L e qui ho D. D, che cos'è? È sempre un altro Pitagora su questo triangolo qui, quindi è i due cateti elevati alla seconda sommati insieme sotto radice. Quindi sotto radice ci devo mettere L alla seconda più I alla seconda. I che cos'è? È radice di 2 per L, cioè I alla seconda, se volete lo prendo da qui, I alla seconda è L alla seconda più L alla seconda. Quindi inserisco al posto di L alla seconda questi due qua, L alla seconda più L alla seconda. E cosa viene fuori? Viene fuori che sotto radice ho L alla seconda più L alla seconda più L alla seconda. E voi che avete fatto già un po' di algebra, L alla seconda più L alla seconda più L alla seconda è 3 volte L alla seconda. L alla seconda in questo caso possiamo portarlo fuori dalla radice perché è un quadrato, e cosa rimane? Rimane radice di 3 che moltiplica L. Di solito è preferibile mettere la parte letterale davanti al numero irrazionale, quindi D uguale L radice di 3.
Quindi la diagonale del cubo si trova moltiplicando lo spigolo, chiamiamolo L, per radice di 3. Viceversa, ovviamente, se voglio trovare il lato, avendo la diagonale, diagonale diviso radice di 3, e trovo il lato. Queste sono un po' le formule. Allora, le formule che dovete ricordare sono queste due per il cubo, e per il parallelepipedo, vediamo qua, voilà, è sempre Pitagora, questo qua, allora, quindi vi metto questa immagine qui, sposto il cubo, lo mettiamo qua, vi lascio qualche istante per copiarvi queste formule, potete stoppare il video, copiarvi le formule, abbiamo il cubo, queste qui e il nostro parallelepipedo con la diagonale e le formule qua sotto, d'accordo? Vi ricordo che le formule inverse, queste, partono sempre con D alla seconda, d'accordo? Prendo la diagonale alla seconda e poi da lì tolgo tutto il resto. E per trovare D alla seconda elevo ogni dimensione A, B e C, elevo alla seconda ogni dimensione del mio parallelepipedo, d'accordo? Per il cubo, diagonale uguale L per radice di 3, L uguale diagonale diviso radice di 3. Potete approssimare la radice di 3 ai decimi e ai centesimi, insomma, cercate il numero sulle tavole, quelle potete averle sempre con voi, e usate quel numero lì. Bene, spero di essere stato d'aiuto, e grazie e alla prossima video lezione. Per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento, puoi cliccare qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così avete tutte le novità sempre a portata di mano. Grazie ragazzi, buon proseguimento.